Sterino è stato il primo consigliere regionale socialista e mio collega che io ho incontrato appena eletto in consiglio regionale. Mi prese sotto la sua ala protettrice, mi disse proprio alla paesana, perché lui è di Giugliano e io anch'io sono delle zone interne, io sono di Santa Maria Capovetere, piuttosto vicino. Disse: Giovanni, non ti preoccupare, quelli che vedi qua sono tutti importanti, tutti intelligenti e tutti capaci. Però tu, disse il napoletano, non si chiuffesse il loro. E mi mise sotto la sua ala protettrice. Questo episodio iniziale fu l'inizio di una collaborazione, di un'amicizia che si è protratta fino all'anno scorso, fino a quando non è morto. Un mio ricordo, e ne ho tanti di ricordi, perché Sterino l'ho conosciuto da sempre. E sopra un ricordo della passione che ha sempre portato sia nella vita politica cittadina, in cui lui emergeva in maniera formidabile, e poi anche come consigliere regionale. Comunque lui è stato sempre un difensore di tutti, ma in particolare degli ultimi. Il grande rammarico di non averlo frequentato prima, perché io l'ho conosciuto. Io osservavo il Consiglio Comunale, io ero affascinato dalla sua straordinaria loquela, oratoria propria, e l'ho conosciuto tardi, per motivi letterari, ecco, l'ho indotto a iniziare a scrivere, l'ho seguito tantissimo, lui si fidava di me, mi ha onorato della sua amicizia, avendo 20 anni di differenza, 22 tra me e lui. Un grande giulianese, una persona saggia, capace di raccontare il passato per interpretare e progettare il futuro. Ma tutto nasce dal fatto che mio padre, dopo aver finito la professione, perché andò in pensione, dopo aver finito l'attività politica, perché il Partito Socialista si sciolse, insomma, in sostanza scomparve quasi dalla scena politica, dopo essersi dedicato alla caccia, alla palestra e ai viaggi, l'età lo costringeva a rimanere a casa, per cui decise di mettersi a scrivere. Si è improvvisato scrittore, se l'è ricordato dopo gli 80 anni. E dopo aver scritto tre libri, un piccolo libricino, decise di dedicarsi, scoprì Facebook, internet, è un modo per rimanere in contatto con la gente. Ogni giorno questa piazza virtuale gli permetteva di fare politica tramite questi messaggi che mandavano, e c'erano persone che aspettavano il messaggio quotidiano. Questi messaggi raccolti nell'ultimo anno di vita hanno permesso la stampa di questo libro. Qualche aneddoto su suo padre? Ne dovrei raccontare tantissimo. Meglio, lui era un abilissimo diciamo così, commentatore delle cose della vita, a volte le trasponeva nella fantasia, a volte invece erano cose vere. Ne potrei raccontare tante, ma chi lo conosce sa che era un istrione, una persona che non si riusciva a domare, e comunque non si faceva domare.